Stessa spiaggia, stesso mare. 36 contro 53. Sono 17 punti di differenza, non sono noccioline. Però il punto chiave è che, specie nelle città in cui rischiamo altrimenti di non entrare al ballottaggio, noi abbiamo la necessità di tirare su le liste del PD. E per farlo bisogna non vergognarsi del PD. Bisogna avere il coraggio di dire che sì, certo, facciamo un sacco di discussioni, litighiamo, non la pensiamo allo stesso modo, ma siamo orgogliosi di appartenere a una storia che ha rimesso in moto la speranza in Italia e ha cambiato l'agenda politica europea. E se non lo diciamo noi, non possiamo pretendere che lo dicano gli altri. E se ci vergogniamo noi a metterci la faccia, come potranno essere gli altri? Ecco perché nelle prossime settimane io propongo sostanzialmente tre fasi di mobilitazione permanente. La prima, a mio giudizio, deve partire il 20 maggio. Avere un'attenzione specifica nei comuni in cui si vota, certo, ma essere incentrata da qui al 15 luglio, perché è il giorno in cui dovremo presentare le firme per il referendum. Firme per il referendum sono già state presentate dai deputati che hanno sostenuto, i senatori anche, sì, mi avvantaggiavo De Giorgi, sarebbe. I deputati e i senatori che hanno votato hanno presentato, ma anche quelli che si sono opposti, quindi formalmente il referendum è già in pista. Poi